Sono felice di aver pubblicato Akano Yotsuba e i suoi chiodi battuti nella splendida traduzione di Diego Martina, che porta in Italia la poesia haiku, ma un tipo di poesia haiku molto particolare, perché quella di Yotsuba è sì poesia tradizionale giapponese, e sì poesia del ritratto intimistico, della visione più profonda della realtà, ma è anche un tipo di haiku legato alla contemporaneità, vedasi ad esempio termini come zombie. Yotsuba fa sognare, fa trasportare il lettore in dimensione semionirica, dove tutti questi frame poetici, questi frame perversi, sembrano appartenere a una dimensione alta, quando in realtà sono profondamente legati alla contemporaneità, ma attraverso il filo rosso del fare silenzio in se stessi, l'unico modo per leggere Akano Yotsuba.